sono già il fare preso nel discorso come causa. La stessa ipotesi che qualcosa accade attiene all'azzardo e all'abduzione. E rispetto a questa ipotesi, quelle di Galilei, di Peirce, di Popper sono smorfie. Tre registri, dunque il registro dell'impossibile e della legge, il registro dell'impossibile e dell'etica, il registro del contingente e della clinica. Questa è la memoria come registrazione. E la registrazione non è mnemonica. Non è automatica. Non è grammaticale. L'influenza non è necessaria, né possibile né probabile. Non è necessario, anzi è impossibile, rappresentare la violenza e la rapina del tempo. Sull'imperativo del fare si stabilisce la Repubblica necessaria, contemporanea, presente, quella che sopprime l'occorrenza, la catacresi, il racconto. Per necessità, quindi qui, per quanto attiene al trattamento del caso, in virtù della ragione
sufficiente. La ratio sufficiens. Ma altra era già la parola di Anassimandro, quindi questo che le cose, quindi che le cose si fanno secondo l'occorrenza. La necessità strutturale e necessità linguistica. L'uso trae la lingua e l'uso è usura, è metafora, metonimia e catacresi. Fra il paradosso dell'equivoco, il paradosso della menzogna, il malinteso, che non è paradosso. Che non può essere trattato come paradosso. Salvo risolvere il fare nel fatto. La corda del tempo è la corda del riso, e il filo del tempo è il filo della verità. L'automazione consente la qualificazione del ritmo. Nessuna costrizione facendo. La
necessità, il caso, il destino. Il dispositivo pulsionale è il dispositivo di cifre. L'occorrenza. L'occasione. L'opportunità. Impossibile il trattato dell'occorrenza. Lo prova Machiavelli. Ma all'occorrenza si attiene la trattativa. E la necessità del miracolo è la necessità della scrittura pragmatica. Tu devi fare. Si dimostra fondamentale per la burocrazia. Tu devi fare. La necessità e la volontà coincidono nel loro riferimento all'essere. Ed è questa appunto la libera volontà, come volontà di bene. Tu devi fare un appannaggio della libera volontà. Ma non c'è imperativo pragmatico.
nos de estin creia. Porro unum necessarium. Ed è unum bonum. E qui nel Vangelo secondo Luca. Come slogan alessandrino. Sulla possibile negazione del nonno. E quindi dell'impossibile del contingente poggiano le concettualizzazioni di Husserl, di Heidegger, di Sartre. Avete preso nota della concetto di necessità in Aristotele. Quando una cosa non può essere altrimenti da quella che è, noi sanciamo, no? Questo era il brano famoso che avevamo ripreso già una volta, che è necessario che sia così. Nella metafisica, nel perier Hermeneias, tutto ciò che è, quando è necessario che sia. Questa necessità ontologica è una necessità della morale sociale, è una necessità dell'ordine pubblico. Certes, par nature, le monde des possibles m'a toujours été plus ouvert que celui de la contingence réelle. Marcel Proust, la prigioniera. Par nature,
Certes, par nature. Quindi, certes, da dove viene la certezza? Dal naturale. E da dove viene dal naturale? Viene il mondo dei possibili. Ma la contingenza. Esclude il possibile. Diciamo che il possibile, l'idea del possibile è l'idea della negazione della contingenza. Un mondo dei possibili, ma toujours et plus ouvert. Il mondo è più aperto, il mondo dei possibili, più aperto. Per me. Che è quello della contingenza reale. E tra l'incudine e il martello. Proust. Tra il mondo dei possibili e la contingenza reale. La contingenza non è mai reale. La contingenza non si fonda sul principio di ragione sufficiente. Vabbè, lasciamo suonare poi. Breve, né l'impossibile né il contingente dipendono dal riferimento all'essere. Non dipende la parola, non dipende la libertà, non dipende la leggerezza. In breve, non dipende l'aritmetica, non dipende la cifratica. Ananke gar el sein ta scandala. La necessità è questa, che avvengano scandali. Secondo Matteo. Qua è l'uomo che, dal quale viene lo scandalo, come voi sapete, se l'occhio, se il piede, taglialo, se l'occhio è tutto una cosa pazzesca qui, questo Vangelo. Vi ricordate, no? È necessario che avvengano scandali, è necessario, è una necessità. Ma guai all'uomo dal quale viene lo scandalo, che se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. Quindi una mano, un piede. Bello, eh? Cioè, è meglio per te entrare nella vita monco e zoppo che avere due mani e due piedi. Vabbè, cioè, non vogliamo... Vabbè, vale solo la citazione iniziale. Ma qui adesso dobbiamo fare presto. La
la necessità strutturale. Scendi Cristina, devi prendere il telefono e scendere. Devi scendere giù. Prendi il telefono e scendi giù. Sta arrivando una persona. Che arrivo anch'io tra poco. Paolo Romeo. La necessità della ricerca è la necessità, dunque, la necessità strutturale è la necessità della ricerca, la necessità dell'impresa, necessità linguistica, necessità quindi della scrittura, della ricerca, della scrittura dell'impresa. Nessuna necessità algebrica o aritmetica, è quella da cui che dipende il purismo. Nessuna necessità, la necessità è algebrico o geometrico, ho detto, no? La necessità è secondo l'aritmetica. Questa è la constatazione. 25 secoli in cui la necessità è secondo l'algebra. Il viaggio deve essere secondo l'algebra. E quindi, invece del fare secondo l'occorrenza, la polemica perpetua. Dire no alla differenza sessuale. Così anche Charles Baudelaire, Aristotele, quando dice la modernité c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. Sull'impossibile della rimozione, l'istinto, che indica appunto il paradosso, dell'equivoco, sull'impossibile della resistenza, il desiderio che indica il paradosso della menzogna. Sul contingente. Il bisogno che indica che segna, diciamo, ancora il malinteso. Il bisogno segna il malinteso, esige il malinteso. Breve, ne avevo ancora per altre mezz'ora, ma dobbiamo concludere. La libertà esula dal possibile e dal probabile. E la necessità, secondo l'aritmetica,
diciamo una formula veloce, esalta la libertà della parola. La necessità. Tanto nella deduzione, sia nella deduzione, sia nella seduzione, sia nell'abduzione. E la solidarietà è il patto, cioè il dispositivo dell'accoglienza, il dispositivo della riuscita. Si attengono alla contingenza. Quindi alla necessità dell'impresa.